Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima pasta. Sto parlando degli spaghetti di zia Mara. Zia Mara è mia zia e fa delle cose proprio buonissime. Allora, come già vedete, ho inserito in una padella un po' d'olio. Adesso ci andiamo a inserire un po' di cipolla. Facciamo amalgamare tutto. Che abbiamo inserito la cipolla all'incirca 7 grammi su nutritate, andiamo a inserire del prosciutto a cubetti 120 grammi. Una volta che abbiamo rosolato cipolla e prosciutto, adesso andiamo a inserire 130 grammi di piselli lessati e salati. Facciamo stare per 5-6 minuti. Adesso, nel frattempo, che ogni tanto andiamo a girare un po', andiamo a inserire leggermente un po' di sale. Ovviamente i piselli sono già stati salati quando li abbiamo lessati, ne mettiamo poco e poi andiamo a inserire un po' di pepe a piacere. Nel frattempo, ovviamente, dovete mettere l'acqua per la pasta. Guardate che adesso sta bollendo. Andiamo a inserire gli spaghetti. Allora, questa ricetta è per 4 persone che vi sto dando in questo momento. Se volete raddoppiare, potete raddoppiare. Se volete diminuire, ovviamente andate a diminuire le dosi. Andiamo a salare la nostra pasta e andiamo a cuocere gli spaghetti. Gli spaghetti che ho inserito sono 350 grammi. Vediamo che i nostri piselli si stanno asciugando. Mettiamo un coppino di acqua della pasta e giriamo sempre. Allora, siamo nel momento dell'arrivo che la nostra pasta si è quasi cotta. Adesso prendiamo due uova, inseriamo un po' di pepe, ovviamente sempre a piacere, 25 grammi di parmigiano e sbattiamo il tutto. Ragazzi, abbiamo colato la nostra pasta, come vedete, adesso andiamo a inserire le uova e amalgamiamo il tutto. Una volta che abbiamo amalgamato le uova, andiamo a inserire tutto nei nostri piselli e prosciutto. E amalgamiamo anche il tutto. Allora, ragazzi, abbiamo impiattato, guardate un po' che bontà, provare per credere, ragazzi, mi raccomando, fatelo, perché le ricette di zia Mara, di mia zia, non sbagliano mai. Detto questo, mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima.